qui abbiamo una comunicazione giuridica universale, dunque non c'è solo la utilità, non c'è solo la ricerca violenta della propria utilità. Cioè, alla base c'è una comunicazione giuridica universale che ha un contenuto di utilità, ma che trascende l'utilità. Perché, ripeto, c'è anche l'elemento della convivenza. Se hai solo l'utilità, sei come Hobbes, cioè hai i lupi che non riescono a far società in natura. E invece, è grosso quella cosa, se c'è solo utilità non c'è diritto. Invece, se c'è diritto, c'è utilità più comunicazione. Allora, utilità più comunicazione vuol dire che abbiamo i tribunali che servono a stabilire di chi è un certo oggetto, cioè l'utilità. Chi può trarre legittimamente utilità da quel certo oggetto? All'interno di un sistema comunicativo che è il diritto civile di una certa comunità. E la guerra? E la guerra è lo stesso. La guerra stabilisce l'utilità, cioè togliamo la proprietà di un territorio, a favore, la sovranità su un territorio, a favore di una certa parte sovrana contro un'altra parte sovrana, rispettando sempre, tuttavia, il fatto che esiste una comunicazione giuridica tra gli esseri umani e tra le comunità umane. E dunque in guerra si combatte per l'utilità, un'utilità che non va al di là, che non spezza la comunicazione giuridica. Una utilità che resta interna al diritto delle genti e al diritto di natura. Voi direte, beh, bello, più bello che Hobbes, per il quale c'è solo utilità, e la sintesi dell'utilità, cioè uno Stato sovrano, fa guerra contro un altro senza preoccuparsi che questa guerra sia una guerra giusta, è solo una guerra utile. Ma se andiamo a vedere un po' all'interno il discorso di Grotti, che lo farà vedere del vecchio in modo analitico, vediamo che qui in Grozio c'è qualcosa che parte da basi diverse da quelle di Hobbes, arriva a risultati non dissimili. In Hobbes ci sono due stati che si fanno la guerra non minimamente appellandosi alla giustizia. In Grozio ci sono due stati che si fanno la guerra appellandosi legittimamente ciascuno alla giustizia. Il risultato è che anche la guerra di Grozio è una guerra che potrà anche definirsi giusta, perché c'è un plusvalore legittimante nel concetto di guerra giusta a cui nessuno vuole rinunciare, potrà anche definirsi giusta, ma non è certo giusta in senso oggettivo. Non è una guerra per ripristinare una condizione ontologicamente stabile delle società umane violata da un crimine. È una guerra per allocare risorse, contestate attraverso una procedura che è anche una procedura militare. Allora, assomiglia alla guerra di Hobbes. Perché assomiglia? Ma perché Grozio vive una generazione prima di Hobbes, vive quasi le stesse cose, vive l'Europa che va statualizzandosi, in cui cioè è lo Stato che aspira, risucchia sempre di più giuridicità e politicità dai territori, dai corpi intermedi, e diventa l'attore sovrano della politica. Ma qual è la differenza vera? La differenza vera è che Hobbes non è un colonialista. Lo può benissimo essere. Lo può benissimo essere. Ma la struttura del suo pensiero non è. Perché la struttura del suo pensiero non è universalista. E invece la struttura del pensiero di Grozio è universalista.
l'elemento di giuridicità vale per tutto il mondo. Cioè questo tipo di guerra, di grozzo, può benissimo essere portato ovunque nel mondo. Può benissimo essere portato ovunque nel mondo, ovunque qualcuno abbia da rivendicare una questione con qualcun altro. Se siamo tutti fratelli affratellati dalla giuridicità universale, beh, allora ci possiamo tutti fare una guerra giuridica. Chiamiamola guerra giuridica invece che guerra giusta, così ci intendiamo. Ci possiamo tutti fare una guerra giuridica. Non è l'elemento universalistico, colonialistico, tra virgolette, ma ed ecco perché la guerra la possono fare tipicamente gli stati, che sono quelli che più chiaramente rivendicano qualche cosa. Appunto, la Francia e la Spagna rivendicano entrambe la Borgogna, Cognano. Si capisce chiaramente di cosa stiamo parlando e si capisce chiaramente che solo dei soggetti sovrani possono avere l'ardire di rivendicare la Borgogna. Ma ecco perché ci può anche essere la guerra privata. Perché quando la Compagnia delle Indie orientali olandese stipula certi patti, contratti con il re delle Molucche, posto che esista un capo tribù delle Molucche, e poi vede che questo patto, contratto non è rispettato, per il buon motivo che il re delle Molucche o non ci ha capito niente, o quel patto e contratto è redatto sulla base di una concettualità che gli è completamente estranea, o perché è una turbacchione, questo non lo sappiamo. Allora a quel punto invece che fargli causa, cosa palesemente impossibile, gli si fa la guerra, giusto, chi gliela fa? Ma lo Stato olandese, se vuole, più probabilmente ce lo fa un'entità privata substatale, come, ma insomma piuttosto grossa e impegnativa, come la Compagnia delle Indie. Ora, in questo modo noi abbiamo visto a che cosa serve l'universalismo. Serve certamente ad affermare che non esiste fra gli uomini un baratro agiuridico, che non esiste la frattura, la interruzione del logos, che non esiste la interruzione del logos giuridico, che ci possiamo capire, che possiamo darci ordine, non soltanto ciascuno al proprio interno, come vuole ogni buon aristotelico, essendo l'uomo animale sociale, ogni comunità ha diritto di autodeterminazione, ma anche fra le comunità. Certo che serve a questo. Ma serve a proiettare questo in tutto il mondo. Serve a fare di questo il nomos. Una terra che fin dal tempo di Grotio viene immaginata sostanzialmente come una terra occidentalizzata o occidentalizzabile, o comunque una terra in cui anche le entità più remote e più lontane culturalmente da noi hanno diritto al nostro rispetto, perché hanno la nostra stessa dignità umana. Però noi le capiamo, noi interagiamo con esse sulla base del nostro. E questo è molto anglosassone. Voi direte, grazie, non è anglosassone. Certo che no, ma è l'esponente di una potenza marittima. Questo sì. Rang è una potenza marittima. È una potenza marittima che ragiona in questo modo. Cioè, ragiona per estensione. Ci voleva un anglosassone e non anglosassone come Hobbes per pensare il contrario, cioè per pensare
alla intensità della politica. Intensità capace di costruire l'ordine del discorso politico particolare, lo Stato, ma di non estenderla in modo immediato a tutta l'umanità, perché capisce che non gli importa niente, che non è possibile, che si va verso l'assurdo. Lo Stato mondiale è un assurdo pensare che esista in natura l'ordine. E dunque gli stati tra di loro si guatano come i gladiatori. Si possono anche mandare ambasciatori, ma insomma, questa idea è l'idea che si fanno la guerra senza invocare la giustizia. Una guerra di pura utilità, senza invocare la giustizia. E certo, possono anche fare operazioni coloniali, ma almeno non le coonestano col nome di diritto internazionale. Kant, che lo mette insieme a Pufendorf e insieme a Hobbes come coloro che ipocritamente dicono che la guerra fa parte delle cose del mondo e fa parte della esistenza giuridica dell'umanità. In realtà Kant Hobbes non dice questo, Kant non lo sa dire. E dunque sono degli ipocriti e dei traditori del concetto di diritto che, in cui Kant ha tutt'altra idea, cioè il diritto è la consapevolezza e il dovere di considerare la persona come portatrice di fini universali, praticando questa consapevolezza nel mondo, cioè dentro la politica, anzi informando di questa consapevolezza la politica. E dunque la guerra non ci sta, perché la guerra è violazione della dignità della persona. La guerra è stata utile, certamente, per Kant, è stata utile in passato, nel passato remoto, ha distribuito l'umanità su tutto il mondo, ma oggi, se siamo persone civili, non facciamo la guerra. E dunque, per favore, smettiamola con la guerra giusta. Guerra e diritto non stanno insieme. È un concetto kantiano, tutto spostato sul diritto, ma è un concetto anche hobbesiano, tutto spostato sulla guerra. Cioè, anche Hobbes direbbe guerra e diritto non stanno insieme, perché la guerra non ha a che fare col diritto. Grozio è uno che ci insegna che gli uomini sono uniti originariamente nel diritto e che da quel diritto originario, il diritto naturale, si sviluppa in qualche modo necessariamente il diritto internazionale. E quindi Grozio, vabbè, sì, dirà che si può fare la guerra perché eravamo del 600, quando non c'erano ancora tribunali internazionali, le istituzioni internazionali come la Società delle Nazioni, come l'ONU, però la base ce l'ha, ed è lui che la mette, cioè esiste il diritto naturale valido per tutta l'umanità e esiste il diritto internazionale che discende necessariamente, anche se è stato storico, dal diritto naturale e questo diritto internazionale contiene anche la guerra. Soltanto la guerra che si dà quando quel diritto viene violato. Quindi è l'inventore non della guerra giusta di vittoria, troppo oggettiva, non della guerra hobbesiana, troppo soggettiva, cioè troppo statualizzata, in cui lo Stato fa la guerra senza chiedere il permesso a nessuno, è l'inventore di una guerra giusta che è. Non è l'inventore della pace perpetua, perché quello la pensa Kant, è l'inventore di una guerra giusta che potrebbe essere interpretata come guerra di polizia, cioè guerra di perseguimento di coloro che hanno violato il diritto internazionale. Ora, Grozio in realtà
mette più l'accento sul fatto che la guerra può essere guerra giusta da entrambe le parti. Mentre invece l'interpretazione anglosassone va nella direzione di dire Grozio è quello che inventa il diritto internazionale e vede che le guerre, implicitamente o esplicitamente ci dice che la guerra giusta è solo quella che si fa contro colui che viola il diritto.